Un saluto ai telespettatori di Antenna Sud e a quanti ci seguono sui nostri social e sui settimanali Lo Ionio e l'Adriatico. La transizione energetica è il tema che resta in primo piano e che riguarda l'intero mondo, l'Italia, la Puglia. È un tema scottante sul quale si registrano naturalmente pareri contrari e favorevoli. Noi di questa tematica abbiamo il piacere di parlarne con l'ospite di turno della rubrica L'intervista della settimana, il notaio emerito Michele Enrico. Ben trovato, notaio. Evviva, buona giornata a voi e ai telespettatori. Un profondo conoscitore della realtà pugliese e di quella adriatica in particolare. Ricordiamo che il notaio Michele Enrico è stato sindaco di Brindisi nel 1994, presidente della provincia di Brindisi nel 2004, è stato anche fondatore, insieme a Monsignor Todisco, all'arcivescovo Todisco, di una scuola importante di formazione, l'impegno sociale e politico, che ha annoverato tra gli altri allievi Gianluca Budano, esponente di spicco delle ACLI. Ma molto altro annovera nel suo curriculum il notaio Enrico, che ha cominciato la sua carriera da marinaio, se vogliamo dire, è stato comandante di porto a Procida e a Brindisi è stato al comando della sezione Demanio. E per avere ulteriori notizie sul profilo del notaio Enrico, ci affidiamo a questo servizio del collega Michele Iurlaro. Notaio per professione, politico e amministratore invece per missione, adulatori e denigratori potranno dire quello che vogliono, ma ci sono pochi dubbi sul fatto che Michele Enrico abbia sempre inteso la politica come un mezzo, straordinario mezzo, per perseguire il bene comune, secondo il suo pensiero, si intende. Sindaco di Brindisi, presidente della provincia in tempi più recenti, consigliere per la legalità dell'allora prima cittadina Angela Carluccio, nel mezzo le battaglie, quelle vere che lo hanno visto protagonista in primis sul fronte ambientale. All'inizio del secolo, da presidente della provincia, fu il primo oppositore al progetto del rigassificatore di British. Oggi, da semplice cittadino, ma semplice, Enrico non lo sarà mai, la discussione si sposta sui temi della transizione ecologica e proprio in queste settimane sul deposito GNL di Edison autorizzato dalla regione a Brindisi. Enrico, ne siamo certi, di tutto ciò adorerebbe parlarne e confrontarsi col nemico amico di sempre, Domenico Mennitti, davanti ad un buon caffè. Oggi il tavolo di confronto e di scontro appare però ben diverso. Chissà cosa ne pensa di gas e di energia, di ambiente e di lavoro il notaio Michele Enrico. Ecco, cosa ne pensa? Partiamo dall'ultima, diciamo, dalla notizia più recente, quella dell'autorizzazione del deposito di metano di Edison. Un investimento, notaio, cospicuo, tutto privato, che ammonterebbe circa 120 milioni di euro. Innanzitutto diciamo che siamo sempre favorevoli a quelle iniziative industriali che portano un aumento del valore aggiunto più di ogni altro settore, è chiaro. Quindi dire di no ad un'esperienza, ad un'impresa, significa sempre farlo con molto sacrificio e con molta valutazione. E per venire al tema di oggi, cioè sul deposito costiero dell'Edison, che consiste in grandi vasche dove appunto c'è il gas liquefatto con una certa 20.000 metri cubi, alto 28 metri, un diametro di 47 metri, e non è che sia una cosa negativa, il problema è dove metterlo. Ecco, allora il problema è dove è stato pensato di metterlo questo deposito. È stato pensato di metterlo in un'area insieme al vicino al traffico mercantile e al traffico passeggeri, il che è contrario a qualsiasi, non solo norma, ma a qualsiasi pensiero diciamo onesto per il principio di precauzione. E poi c'è un fatto molto molto importante che lo dice anche il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che è un ente che non è politico, è un ente diciamo di natura tecnica. E allora dobbiamo tenere presente di questo parere, che era lo stesso identico a quello che noi pensavamo
precedentemente. Che dice in questo parere? È una cosa molto molto importante che riguarda la vita nostra, no? E dice che parla del decreto del Presidente della Repubblica del 98 che riguardava il disinquinamento di Brindisi per il risanamento del territorio di Brindisi. Nel 98, attenzione, il 94 ero sindaco io e insieme all'Enea facemmo tutta la mappatura dei rischi industriali. Su quella mappatura nacque questo documento nel 98 che doveva servire a risolvere i problemi ambientali di Brindisi. Cosa dice questo documento? Attenzione, perché è proprio adeguato al nostro problema. Dice, è previsto le previsioni di utilizzo futuro dei nuovi moli di Costa Morena come porto per merci e passeggeri, come è attualmente, comporta una rilevante presenza umana nella zona e conseguenti impossibilità di realizzare un efficace piano di emergenza. In caso di incidente di rilevante entità, le caratteristiche di vulnerabilità del sito lo rendono incompatibile con l'attività di movimentazioni di merci pericolose come il GPL. E diciamo, io che sono stato anche ufficiale delle carabinerie a Brindisi, oltre ad aver comandato Gallipoli, eccetera, e così via, beh, io sono stato presente ad un incidente di una gasiera con dei morti a bordo, con un movimento di temporali, di situazioni atmosferiche negative. Questa gasiera ruppe gli ormeggi, andò a finire su una banchina, fin tanto che provocarono morti e io andai a prendere i morti dalla tolda della nave. Io e Rubino, che era medico di porto, il professore Rubino, allora. Quindi noi sappiamo, per aver visitato i porti di tutta la California, Los Angeles, San Francisco, Seattle, per formare quella riforma del diritto portuale, della riforma dell'ordinamento portuale che poi fu fatta anni dopo. Io ho partecipato allo studio di questa riforma, non esistì, non l'ho visto mai in nessun porto americano né europeo, tranne Barcellona, che il movimento merci e il movimento passeggeri è vicino ad un impianto di incidente rilevante, mai in nessun porto che ho citato. Ecco, quale potrebbe essere, notaio, un sito alternativo, considerato che lei si dichiara favorevole al progetto, ma non alla Tutti i progetti sono buoni, sì, se posti in un'area che non dà fastidio ad altre situazioni, ma soprattutto di non pericolosità. E volevo dire una cosa molto importante, che la furbizia di queste persone si manifesta quando hanno posto la potenza di questo impianto con 50 metri cubi in meno rispetto al valore come era richiesta la via nazionale. Gravissimo errore. Cioè, chi è competente e chi sa, un fatto del genere è un fatto meschino che verrebbe rilevato senz'altro dalla Commissione europea, così come facemmo noi per il rigassificatore. Bastò prendere un avvocato buono, porre alla Commissione europea il problema e la Commissione europea mise sotto accusa lo Stato italiano. Cioè, non è che si vincono le battaglie a livello solo politico, si vincono anche ponendo in essere delle verità assolute. Questa specie di furbizia di fare i serbatoi solo 50 metri cubi di meno al limite dove è richiesta la valutazione di impatto ambientale, sarebbe superata dal buonsenso di qualsiasi commissione o di qualsiasi che vorrebbe mantenersi onestamente di fronte al problema. Ancora. Lei diceva di un altro sì, sito. Allora, le posso dire una cosa. Così come stanno le cose, con la ZES che va a finire in tutta quell'area più esterna, che è importantissima dal punto di vista proprio di futuro del porto. Non si può porre di nuovo un problema così grave di un impianto di incidente rilevante in un'area che deve servire alla movimentazione delle merci, favorendo così l'investimento degli imprenditori con tutta la politica di agevolazione che la ZES sta portando a Brindisi. Invece, avevamo con Mennitti pensato di ulteriormente
l'area portuale, portarla sino a Cerano, cioè un'area portuale estesa, e fu approvata. Solo che dopo che andammo via noi, il piano regolatore del porto, un documento programmatico del porto, eliminò quest'area esterna per poter limitare la sua azione solo nell'area adesso governata. Quindi si sarebbe potuto trovare qualsiasi sito sino a Cerano. Infatti prevedevamo in questo documento un'area nell'area industriale di Cerano, proprio la localizzare tutti gli impianti che non potevano stare vicino al traffico di merci e al traffico passeggeri. Perché, ripeto, in ogni porto importante del mondo non esiste mai un impianto di incidente rilevante vicino dove si movimentano le merci o dove si movimentano, peggio, i passeggeri. Questo è quanto riguarda il problema di questo impianto dell'Edison. Sì, ma non è questo il problema generale. Sì. Il problema generale è altro. Prego. Ecco, a proposito, le ha chiamato in causa gli imprenditori, i quali dicono che non possiamo rischiare di mettere a rischio gli investimenti. Sentiamo in proposito il responsabile, il presidente di Confindustria Brindisi, Gabriele Menotti Lippolis. È un passaggio importante per questo territorio, l'autorizzazione da parte della regione del deposito Edison era una risposta che voi aspettavate? Quando l'investimento è serio, l'azienda è seria, e le carte sono a posto come tutti gli iter di istruttoria, penso che sia stato giusto in questa maniera. Però va ringraziata la Regione per essere stata anche celere nel fare la delibera di giunta con manifestazione d'intesa con il Ministero della Transizione Ecologica. Questo è un investimento per Brindisi importante, per il porto di Brindisi importante, perché crea nuovi traffici sia di navi sia traffico su gomma, ed è importante perché stiamo parlando di GNL. Noi crediamo che da più di 30 anni a Brindisi non si faceva un investimento così grosso, con più di 100 milioni di euro investiti dai privati, e quindi speriamo che questo sia uno dei primi, il primo di tanti investimenti che questa città e questa provincia potrà ospitare. Noi speriamo che questi lavori, così come anche l'azienda, inizino velocemente, perché servono 2 anni e mezzo, 3 per ultimarli, ma speriamo che la prima pietra venga posta, così insomma si comincia a lavorare, si comincia a dare lavoro al territorio, cosa che noi speriamo. Come commenta? Io prima di tutto premetto che stimo moltissimo Lippolis, gli voglio pure bene, quindi è una persona brava, eccezionale, volitivo, e sta facendo veramente cose egregie. Il problema del deposito di gas quindi supera anche la presenza oggi di Lippolis lì alla Confindustria, non deve fare altro che difendere gli interessi imprenditoriali. Se io ricordo, vedi, questo c'è un, diciamo, io lo chiamo un sofista di Confindustria, che è Federico Pirro, con il quale abbiamo avuto sempre battaglie enormi, nel senso che questo voleva tutto, voleva il carbone, voleva il gas, voleva il metano, voleva l'EWC, voleva la Dow Chemical, voleva di tutto. Giustificando, diciamo, queste iniziative. Io non dico che loro devono fare gli interessi, ma questi interessi devono essere rivestiti di interessi generali, e la politica fa interessi generali. Era accaduto che l'Emiliano aveva preso accordi con il sindaco di Brindisi Rossi per non farlo, per non dare il consenso, tanto che Rossi aveva ritirato le sue volontà di dare le dimissioni. Oggi come oggi che Emiliano, la regione ha dato il parere, il concerto, diciamo, per questa iniziativa, quello che mi preoccupa è il silenzio del sindaco di Brindisi. Nessuno può pensare che la propria libertà personale di iniziativa, come quella politica, può essere obliterata da un intervento invece particolare dell'industria, di quello e di quell'altro. La politica viene fatta per interessi generali.
Non può essere messo là un deposito costiero vicino al movimentazione di merci, perché come dice il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici non si può fare un piano di emergenza. E non fare il piano di emergenza significa qualsiasi cosa accade, no, una avversa situazione atmosferica, la rottura dei cavi di ormeggio di una gasiera, eccetera, e così va a finire dove c'è la movimentazione dei passeggeri, significa assolutamente la fine non solo del porto ma della città intera. Ecco, notaio, lasciamo un attimo il progetto Edison per passare alla questione Enel. È una questione pure importante. L'Enel l'ha fatto bene, cioè l'Enel ha detto: io d'ora in poi seguo la transizione ecologica e quindi mi faccio gli impianti green, così c'è stato qualcuno che ha voluto obiettare qualche cosa, ma finalmente la transizione ecologica, io sono molto molto insieme ad Angelo Consoli, a Rifkin eccetera, proprio per il territorio zero, che è l'avvenire che vuole l'Europa. L'Europa non vuole l'avvenire che ha designato, e questa è la transizione ecologica, quindi ci dobbiamo mettere tutti in testa di lavorare per superare questi problemi. Quindi quello che ha fatto l'Enel è non solo è pienamente legittimo, ma è auspicabile che lo faccia e finisca di farlo. Quindi adesso battiamo le mani all'Enel, per tanti anni invece ci siamo opposti, perché nel 94 mi ricordo buffone, vogliamo il carbone da parte di alcuni sindacati, poi grazie a Dio la CGIL si mise sul nostro versante con Leo Caroli e altre situazioni, creammo le situazioni culturali, grazie anche al giudice di Schena, creammo le condizioni naturali, civili, morali e politiche per poter finalmente chiudere le VC, chiudere la Dow Chemical che faceva morire le persone e cercare di limitare con la chiusura del carbonile gli effetti del carbone. Questo grazie anche a Mennitti, sindaco di Brindisi, con il quale la mattina ci vedevamo, prendevamo il caffè e si decideva oppure di proporre tutto quello che faceva bene non solo alla città ma all'intera provincia. Tutti riconoscono che Mennitti è stato una mente illuminante e illuminata di Brindisi. Ecco, dove si voterà l'anno prossimo? Ecco, lei si dedica diciamo, soprattutto ora a un impegno di natura sociale, ha lasciato un po' il campo della politica, con quali strategie? Guardi, io parlo di un fatto molto importante, che nella vita ognuno di noi deve lasciare dei semi, tutte le esperienze che si fanno, se ben diciamo, portate avanti con tanta onestà interna, onestà morale, non solo da chi come me si è formato sull'impegno anche religioso, ma anche da laici, anzi il sistema dei laici onesti è ancora più pregnante perché si riferisce a quel senso del dovere che ogni laico impegnato dovrebbe avere, cioè il senso del dovere come limiti alla sua attività e come anche ispiratore della sua volontà. Questo dico, quindi non bisogna dire che uno oggi fa il sindaco, domani fa un'altra cosa, qualsiasi branca dell'universo diciamo, sociale e politico serve per dare la sua testimonianza e lasciare dei semi a chi viene dopo di lui. Così abbiamo fatto noi, tant'è che a un certo punto ho visto l'ascesa veramente formidabile di un nostro allievo, di tanti allievi nostri, ma di un nostro allievo Gianluca Budano, che è presidente provinciale delle Agli, ma anche consigliere nazionale. Sì. Cosa pensiamo con lui? Che è una cosa molto importante. Pensiamo alla classe dirigente del futuro. E no, insomma, andiamo incontro a situazioni completamente nuove. Siamo di fronte ad una, e questo è molto importante, ne volevo parlare, non so se ci sarà il tempo, sul fatto di un divario fra sud e nord, micidiali, sia nel campo intellettuale, culturale, e sia oltre che di livello imprenditoriale, ma anche di carattere culturale e soprattutto di carattere sociale. Se si pensa che, e questo lo diciamo, che le nostre università nella maggior parte sono rimaste domestiche, mentre le università del nord fanno pandan con università di tutto il mondo. Io ho una figlia che da Milano, fatta l'università, me l'hanno mandata negli Stati Uniti, a Washington, al Georgetown, si è dottorata lì in Italia e adesso va nell'Accademia della Scala il direttore scientifico. Stando a Brindisi o a Bari o a Lecce questo non sarebbe mai accaduto. Dico mia figlia per dire
una persona normalissima che a 18 anni disse: quanto più lontano da te posso stare, meglio è. Ecco. Cioè, con la volontà di farsi da sole, di fare. Quindi università domestiche, il problema della sanità, giustamente Budano fa rilevare una cosa molto molto importante. Perché noi dobbiamo morire prima con un'età inferiore a quella del nord? È chiaro, perché tutto il sistema sanitario è stato strutturato nel tempo secondo il costo storico, nel senso che, visto che lavoravano di più quelli là, più soldi avevano dallo Stato. Noi avevamo meno soldi e siamo andati sempre indietro. Quindi il problema sanitario è il problema fondamentale. Certamente le regioni hanno una certa forza di poter intervenire, ma sempre limitati a quelle che sono le risorse che possono derivare. Quindi formare una classe dirigente che sia in grado di sostenere una emancipazione di questo divario. Guardi, è una cosa sorprendente, nel 73 questo divario era stato diminuito grazie alla Cassa del Mezzogiorno al 60% del nord, partendo dal 37% in 12-15 anni. Adesso siamo tornati al 37%, cioè dal 72 in poi siamo andati man mano dimenticando questo Mezzogiorno, arrivando ad avere adesso un gap, essendo noi il 37% di quello del, perché non c'è più l'accumulazione del capitale, non c'è più le persone giuste che possono portare, ecco, la politica giusta che possa rivendicare con una rivoluzione sociale, umana, politica, un fatto del genere. Allora l'idea di Budano e mia è quella di lavorare per creare una classe dirigente del futuro che possa impegnarsi nelle direttive che sono tutte chiare, limpide, senza alcuna premessa ideologica. Ecco. Quali sono queste direttive? E le dico giusto perché è questo il nostro pensiero. Ed è 5 linee direttrici. Prima di tutto l'attività sviluppo sostenibile e programmazione strategica. Qual è la programmazione? Giustamente in un articolo Budano l'altro diceva, qual è la programmazione strategica della provincia di Brindisi? Tutto quello che avevamo fatto, avevamo prodotto come documentazione, non c'è più, è stata cancellata. Noi avevamo fatto il documento preliminare di programmazione basato proprio su questa idea, su una programmazione strategica. Infatti quello che è stato fatto grazie all'intervento dei sindaci precedenti, non di quelli attuali che hanno semplicemente portato avanti quelle idee, ma adesso le hanno fermate facendo un nuovo piano regolatore. E anche l'autorità di sistema non deve essere al di fuori del contesto del territorio provinciale e cittadino, si deve adeguare a quelle che sono le volontà politiche espresse nel modo migliore, perché la città è una città a porto, perché il territorio è legato al porto, perché la zona all'area industriale e così via. Quindi prima di tutto la programmazione strategica non c'è. L'urbanità e la rigenerazione urbana, alcuni paesi della nostra provincia sono stati bravissimi e hanno portato il loro PIL al di sopra di qualsiasi previsione. Io mi riferisco a Fasano, soprattutto a Ostuni, anche con l'impiego di imprenditori molto illuminati. Perché non pensare che la ricchezza può venire dalla campagna nel renderla usufruibile al turismo, per renderla usufruibile a ciò che uno vuole fare? Certo. Vuole fare anche in campagna e mantenere semplicemente un'area costiera sotto osservazione, no? con la previsione della ZES. Poi non lo so questa ZES come deve fare, se lì è quasi tutto demanio sino al nord. No. Non lo so, però è un fatto estremamente positivo. Urbanità, quindi rigenerazione urbana, la città e il genus loci si trova nella città, in ogni paese e nella città. Certo. E questo è il trovare nel genius loci la chiave di risolvere i problemi. L'ambiente e la sanità, ecco, la sanità ne abbiamo parlato prima, certo. Perché dobbiamo morire prima di quelli del nord, sì. Aumentando sempre le risorse per quelli del nord, questo accade. Poi
La coesione sociale, questo è un fatto importante, non abbiamo tempo per parlarne, sì. Poi in un'altra occasione, certo, insieme a Budano ne parleremo. Sì. L'accoglienza turistica ricreativa e il decoro cittadino. Certo. Queste sono le direttrici, sì, del nostro impegno per il futuro e poi ne parleremo con Gianluca Budano. Certo, un'ultima battuta, la sottoscrizione del CIS della Costa Adriatica è un'altra ulteriore occasione importante. Come no? Ma ripeto, tutto se va nella direzione giusta, cioè di impiegare anche il tempo della politica e le risorse della politica per cercare di tenere in piedi un sistema progettato, un sistema già previsto, un sistema già studiato per favorire anche l'imprenditoria personale, l'imprenditoria che vuole lavorare, lasciare far lavorare la gente, non prendersi i soldi dalle loro tasche, cercando di farli lavorare, di farli nelle condizioni di farli lavorare, è estremamente... c'è il CIS, quanti milioni sono del PNRR che hanno dato? Solo 69 milioni. Con questi 69 milioni vogliono fare tante cose. Non lo so, io credo che fanno solo la ristrutturazione del Tomaseo. Noi ringraziamo i telespettatori di Antenna Sud, quanti ci seguono sui nostri social e sui settimanali Lo Ionio e l'Adriatico, e ringraziamo in particolare il notaio emerito Enrico, grazie per essere intervenuto. Grazie a lei, grazie a voi per la pazienza. Avremo occasione di tornare su questi grazie, argomenti. Grazie, molto gentile, grazie. Arrivederci.